L'ultima domanda, poi lascio agli altri, ma quando si dice, perché molte persone hanno questa espressione, siamo tutti Dio, è un'espressione corretta o un'espressione che non ha nessun fondamento? Tu come la Ma spieghi? intanto tutti quelli che parlano di queste cose non ci capiscono nulla, sono solo dei fanatici che fanatizzano cose perché questa scuola iniziatica ce l'hanno in pochissimi. È offerta al mondo, ma sta lì, il mondo non se ne Quindi è interessa. un'espressione Quindi errata. quando la gente dice siamo tutti Dio, sono dei fanatici ignoranti, in buona fede ovviamente, non li voglio discriminare, ma persone che non hanno la più pallida idea in termini scientifici di che cosa ciò significhi. Cioè, come dire niente. Dopo che hai detto siamo tutti Dio, beh, fammelo vedere. Cioè, lì voglio, fammelo vedere. Perché siamo tutti Dio, tu vuol dire che minimo siamo tutti Dio, vuol dire che tu conosci la legge, la sai usare e quindi progetti la tua vita e fai accadere solo ciò che tu vuoi. Allora mi stai dicendo e mi stai dimostrando nei fatti che tu sei Dio perché incominci a avere coscienza della legge. Ma nei gruppi New Age o gruppi di spiritualità alternativa dove si pronunciano queste sciocchezze ci si sente importanti, ma di fatto non ci si capisce nulla. Cioè Quindi nel anche momento che porti sul piano pratico tutto questo, non sa, beh, bene, sei Dio, fallo. Non sanno da dove cominciare. rimane sempre una differenza. Tieni, tienilo. Tu hai appena detto, a volte viene, hai appena detto che siamo tutti destinati a ritornare Sì, cristici. l'unigenito però non ha bisogno di evolversi. Ok, perché di per Nasce sé è così. perfetto. Okay. Infatti, Quindi. gli unigenici, è stato detto, gli extraterrestri, comunque, per quanto tutti noi arriveremo alla dimensione cristica, è un fatto assolutamente certo. Uno può attardare, può essere punito, però prima o poi tutti sono costretti o capiscono che alla fine conviene andare d'accordo con Dio piuttosto che litigarci, anche perché è l'unico modo per arrivare alla tua deità, quindi anche stupido. No, tutti sognano i soldi e fanno di tutto per non averli, ma se quello ti ha spiegato come fare per avere i soldi, fallo, no? Che ci aspetti? Capito? Ma Quindi. lì sei direttamente in contatto col padre? Cioè nel piano cristico Sì. noi abbiamo una distinzione tra noi e Dio che siamo stati o No, è un'unica cosa? noi tutte le creature avranno sempre una distinzione con l'increato creatore, che è il Santo Spirito, ma tutti gli altri siamo fratelli, anche col padre Adonai, però gli dobbiamo rispetto perché è il nostro padre creativo. Ma noi arriveremo all'evoluzione del padre Adonai, ci vogliono miliardi di anni, ma ci arriviamo, non siamo eterni, che problema? C'è anche miliardi di anni di fronte all'eternità che è un battito di ciglia. Quindi ci si arriva lì, ma alla fine il padre Adonai, Cristo e tutti noi siamo fratelli e dobbiamo essere tutti rispettosi di fronte a colui che ci ha creato tutti, che è il Santo Spirito. Mi è Questo chiaro, è. grazie. Dicevo, i figli unigeniti comunque godono di una, diciamo così, affetto particolare da parte delle creature per quanto arrivino anche a quell'evoluzione, però gli unigeniti sono particolarmente amorevoli, perché loro, dalla loro condizione di perfezione, sin dalla nascita, loro comprendono il terribile gioco della fatica evolutiva dei loro fratelli, perché con Cristo siamo fratelli, generati dallo stesso Padre. Quindi, il nostro fratello perfetto si è fatto scannare per amore a noi, per portarci a lui, per questo ci ama Cristo. Siamo fratelli, cioè siamo figli dello stesso padre. Noi, per noi è una chiacchiera, per lui è un dato di fatto, cioè una consapevolezza vera perché lui, il padre, ci parla. Cioè, regnano insieme e i padri creativi sono monarchi dei sistemi solari. Ogni sistema solare è governato da un padre creativo. Che poi i padri creativi si consorziano in altre confederazioni, ma sono di un livello che ancora non è stato svelato, perché già non ci capiamo una mazza della quarta dimensione, figuriamoci le confederazioni della quinta. Ci sono le confederazioni degli dèi. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri.
il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi. L'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.